le imprese effettuano degli investimenti. G vuol dire governo. La spesa pubblica. NX è la differenza tra le esportazioni meno le importazioni. Avete scritto tutto? Male. Male, perché qui ero sbagliato, perché non vi dovevo fare scrivere. Perché se scrivete non ascoltate, non imparate. Forse le donne, ma gli uomini no. Secondo questo vecchio adagio che gli uomini non riescono a fare più di una cosa contemporaneamente. Allora, la domanda aggregata. Allora, la domanda aggregata. La possiamo in realtà indicare se volete, è più facile, però poi, insomma, alla fine è uguale. La possiamo indicare, per favore, con AD. Aggregate demand. Ma è sempre la stessa cosa, è Barbie, la funzione Barbie, la funzione Ken. La funzione domanda aggregata, potete chiamarla come vi pare. La nostra G, stamattina forse l'avevamo chiamata F. Noi abbiamo una funzione che è data dalla somma di C più I più G più NX. C, consumi, I, investimenti, G, spesa pubblica, NX. Differenza tra esportazioni e importazioni. In, qual è l'unità di misura? Valore euro. Va bene? Quindi mettete a posto le penne, ma in alto, così. Quindi prima ascoltate, poi come tentativo vi mettete, vi do un momento di pausa e scrivete quello che dico. Non ve lo do fra un momento di pausa, lo dico subito. Ok, quindi. Consumi, investimenti, spesa pubblica, esportazioni meno importazioni. Sono valori. Cosa vuol dire consumi? Consumi, io compro, non so, quel maglione, è una spesa della famiglia per consumi. Poi faremo per bene, ecco, la cosiddetta contabilità nazionale, ovvero quella branca, se vuoi dire, la statistica che definisce quali sono le convenzioni per dire che cos'è un bene di consumo o no. Per esempio, l'acquisto di una casa nuova nella contabilità nazionale non viene considerato un consumo, ma un investimento, anche se fatto dalle famiglie. Quindi ci sono diverse convenzioni che poi più o meno studierete, potrete imparare, eccetera. Gli investimenti. Allora, investimenti, no, ho fatto un investimento, ho comprato un titolo. No! In macroeconomia, quelli si chiamano investimenti finanziari. Gli investimenti sono qualcosa di diverso. Se un'impresa compra un computer, compra un software, quello è un investimento, ovvero è l'acquisto di beni che servono a produrre. Chiaro? Oppure è anche l'accumulo di scorte. È come quando uno produce un bene, lo manda al proprio magazzino, quello accumula scorte, quello anche quello è un investimento. Chiaro cosa sono gli investimenti? Poi su un libro studiate per benino in maniera approfondita, quindi ora facciamo una conoscenza superficiale. Gli investimenti li fanno le imprese. Bene, potete scrivere. No, a parte gli scherzi, però voi dovete cercare soprattutto di ascoltare, perché poi tutte queste informazioni ce l'avete sul libro, ce l'avete, quindi il prendere appunti non vi deve distogliere dal capire, dal pensare a cosa state sentendo. Cioè deve essere proprio un.
flash. G, spesa pubblica. La spesa pubblica è lo stipendio di Lussati, per esempio. Gli acquisti della pubblica amministrazione. Se, se io compro quel computer, quel computer è stato acquistato con i soldi dell'università. Questa fa parte della spesa pubblica. Già qui capite che le due poste sono, le due voci sono un po' diverse. Perché sono un po' diverse? Perché il computer è acquistato al prezzo di mercato, è un prezzo. Lo stipendio di Luzzati è banalmente un costo, cioè non è il valore delle lezioni di Luzzati, del lavoro di Luzzati, eccetera, è semplicemente il costo. E quindi già stiamo sommando due cose che sono un po' eterogenee tra loro. Quando andate da un medico privato, pagate la prestazione, e quindi voi state pagando un servizio, e allora potete andare ad un altro medico che magari fa un prezzo più basso, eccetera. State acquistando un servizio. Invece tutti gli stipendi della pubblica amministrazione sono imputati al valore di costo. Ok? Quindi governo G, spesa pubblica, sinonimo spesa pubblica. Nella spesa pubblica sono anche compresi gli investimenti, cioè esportazioni sono il valore delle merci esportate, le importazioni il valore delle merci importate. Ora, altro concetto. Flusso e stock. Flusso e stock, potete scrivere. Che cos'è un flusso? Anzi, questa domanda aggregata è un flusso o uno stock? Allora, il flusso banalmente, se voi aprite il rubinetto dell'acqua, esce l'acqua, e aprite il rubinetto, dopo 60 secondi lo chiudete, sotto avete messo una tinozza, e calcolate quanta acqua è passata in un minuto. Quindi in un minuto potete dire è passato tot acqua. Poi prendete la bacinella e dite in questa bacinella ci sono 10 litri di acqua. 10 litri di acqua è lo stock. Il flusso è quanta acqua è passata dal rubinetto ed è entrata nella bacinella in un minuto. Immaginate che in quel minuto sia passati 5 litri di acqua. Se sono passati 5 litri di acqua, cosa vuol dire? Che nella bacinella già c'erano 5 litri. Alla fine del processo nella bacinella ci sono 10 litri. So che se ne sono aggiunti 5, se la bacinella è stagna, vuol dire che, appunto, ok? Quindi lo stock è una quantità che al tempo T è presente da qualche parte. E invece il flusso è misura, diciamo, il passaggio, se volete, tra un istante di tempo e un altro istante di tempo. E la differenza che c'è tra debito pubblico e deficit. La differenza tra avere un debito e quanto magari è in rosso il conto. Qual è il disavanzo in un certo periodo? Uno può dire, le entrate in questo mese, il mio stipendio è stato 800 euro. Ho speso 600 euro. Quanto ho messo da parte? 200. Quindi 800 è un flusso, ovvero il denaro che è entrato in un mese dal primo di gennaio al 31 gennaio. 600 è quello che è uscito. 200 è quello che ho messo da parte. Ok?
E qui 200 li metto da parte nell'armadio, ad esempio. Nell'armadio c'è un sacco di soldi e quello è un stock. Va bene? È chiaro? Banale. Allora, quando noi facciamo il debito pubblico è uno stock. È dato dalla somma di tutti i flussi accumulatisi. Chiaramente tutte le volte, no, vale l'esempio contrario, no? Lo Stato spende 1000, quindi meno 1000, e però magari le entrate dello Stato sono 800, anzi, 850 nel 2015. Quindi nel 2015 c'è stato un disavanzo, un deficit di 150, meno 150 euro. Questo è un disavanzo, è un flusso. Questo disavanzo va a sommarsi alla ricchezza, che può essere un debito. Può andare a sommarsi al debito pubblico o alla ricchezza pubblica. Già questo vi fa capire quanto sia sbagliato il gergo che sentite in televisione. Il PIL non misura la ricchezza, perché il PIL misura un flusso, ma non la ricchezza. Misura semplicemente la differenza, se volete, tra le entrate e le uscite, poi vedremo meglio. È questo 800 meno 200, se volete, il PIL rappresenta questo 200 euro. E quanto in un anno mi sono arricchito, quanto ho guadagnato in un anno, ma non quanto io sono ricco. Allora di nuovo vedete perché la matematica è utile. Voi potete scrivere un certo stock S, S al tempo T, e invece delta S, la variazione dello stock, ovvero S al tempo T meno S al tempo T meno 1. Ovvero, nella bacinella ora ho 10 litri d'acqua, o nel serbatoio del motorino ho 10 litri di benzina. Ieri ne avevo 15. Cosa vuol dire? Banalmente che oggi ho consumato 5 litri di benzina. Bene? Banale. La quantità di benzina che nel serbatoio è uno stock, la quantità di benzina che ho consumato nella giornata di oggi, dalle mezzanotte o dalle 3 del pomeriggio di ieri alle 3 del pomeriggio di oggi, è un flusso. Bene? E questo è uno dei concetti di base, semplicissimi, che è necessario sapere. E noi possiamo rappresentare appunto come variazione di uno stock. Il flusso è una variazione di uno stock. Torniamo a noi, Y, anzi, AD uguale, questo è inutile che lo scrivate, l'avete già scritto, C più I più G più NX. Allora, perché questa qui dovete scolpirvela in testa, avere gli incubi la notte, dirla così, bene? C più I più G più NX. Questo c'è tutta la macroeconomia qui dentro.
Ti faccio questo esempio. No, chiaramente. Allora, immaginate. O parlo io o parlate voi, ricordatevi sempre questa regola. Immaginate che aumenti, il governo decida di aumentare la spesa pubblica, mi raddoppia lo stipendio, ok? E quel raddoppio dello stipendio di Luzzatti però crea un'aspettativa al ribasso dell'economia, crolla la fiducia degli imprenditori perché è stato raddoppiato lo stipendio di Luzzatti. Allora voi, uno può pensare, no? Io aumento la spesa pubblica, aumento la domanda. Abbiamo visto in qualche maniera che se aumenta la domanda, in qualche maniera aumenterà il reddito. Però le imprese dicono, no, per carità, noi, le cose andranno malissimo, se hanno aumentato lo stipendio a Luzzatti è proprio brutto segno per l'economia, e di conseguenza cosa fanno? Avranno voglia di investire, ovvero di acquistare nuovi beni di produzione? No. Allora potrebbe capitare che I scenda. Bene. Oppure potrebbe anche capitare che, siccome aumenta la spesa pubblica, aumenta il reddito, questo provoca un aumento delle... un aumento delle aspettative. Niente, gli imprenditori sono fiduciosi e quindi magari aumenta la fiducia dei consumatori, i consumatori spendono di più e aumenta C. Questo fa aumentare, migliorare le aspettative e quindi magari aumenta I. Quindi questa cosa qui è molto importante, averla sempre in mente, quali sono le componenti della domanda aggregata. Ora noi possiamo pensare, madonna, spendiamo questo affare, il consumo. I consumi sono le spese delle famiglie. Da cosa saranno influenzati le spese delle famiglie? Dal reddito. Ok? Sul libro ci sono varie... Vi spiega come mai il consumo delle famiglie dipende dal reddito. Ma da quale reddito abbiamo detto? Dal reddito disponibile, ovvero il reddito al lordo delle tasse, al netto delle tasse, e che però include anche i vari trasferimenti. Che cosa sono i trasferimenti? Ad esempio le pensioni, ad esempio il reddito di cittadinanza. Il reddito di cittadinanza è un trasferimento, cioè sono delle prestazioni che lo Stato eroga, mentre il mio stipendio è un pagamento per un servizio e quindi è un reddito. Allora quello che si osserva è che il consumo è una funzione di YD, del reddito disponibile. E in prima approssimazione possiamo pensare che il consumo, che è funzione del reddito disponibile, abbia un andamento lineare. Cosa significa un andamento lineare? Che sia una retta. In effetti può essere abbastanza bene approssimato da una retta. Noi stiamo parlando, vi ricordo, non del consumo di una famiglia, ma del consumo aggregato di tutte le famiglie, ovvero C, funzione di YD, possiamo pensare che sia uguale a C sopra segnato, C barrato, più C minuscolo, che moltiplica Y disponibile. Che cos'è questa C soprassegnato? È l'ordinata all'origine. Ad esempio, noi possiamo pensare che C è uguale, C grande è uguale a 4 più 0,9
y di. Proviamo a disegnare, provate a disegnare voi questa retta. Cosa vuol dire disegnare questa retta? Quando yd è uguale a 0, quanto vale questa funzione? 4. Questo cosa vuol dire? I consumi delle famiglie sono 4 milioni di euro. Ci siamo? Quindi voi nel vostro grafico dovete fare così, così, e noi prendiamo e scriviamo 4. Qual era il coefficiente angolare? 0,9. Cosa vuol dire 0,9? 9? 0,9 sono 9 decimi. Ok? Quindi quando dobbiamo andare 10, intanto partiamo da, abbiamo detto 4, vero? Quindi disegnate un puntino qui, 4. Poi vi spostate a destra di 10 quadretti e in alto di quanti? 9. Di 9. Chiaramente a me non sta nella lavagna, quindi ridisegno tutto. Allora, 4, va bene? Poi bisogna contare 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Questa è delta X, va bene? Ovvero, attenzione, non confondetevi. Qui la nostra X è come si chiama? YD. Ma a noi non ce ne importa nulla. Abbiamo imparato che si può chiamare come vuole. Quindi, questo punto appartiene alla retta. Siamo andati 10 a destra, dobbiamo andare quanto in alto? 9. E dopodiché bisogna tracciare questa retta. Ok? Questa è la rappresentazione della nostra curva della domanda, anzi della domanda del consumo. Quello che noi magari ci aspettiamo è che noi osserviamo dei dati reali tutti sparsi intorno a quella retta. Noi possiamo osservare i consumi nel 1981 e il reddito disponibile nel 1981. Eccetera eccetera, e noi possiamo magari ottenere tanti puntini che rappresentano tutti questi consumi. Se tutti questi puntini possono essere in qualche maniera approssimati da questa retta, vuol dire che abbiamo fatto una buona stima della relazione che c'è tra il consumo e il reddito disponibile. Facciamo un altro passo avanti. Allora, consumo, abbiamo detto, è uguale a un certo livello di consumo, che è l'ordinata all'origine, che abbiamo chiamato C segnato, ma lo possiamo chiamare sul libro, non so, forse si chiama C0 o C cappello, va bene? C. Poi abbiamo detto più 0,9. Cosa voleva dire questo 0,9 YD? Vuol dire che se YD aumenta di 1 euro, il consumo aumenta di 1 euro moltiplicato 0,9. Quando il reddito disponibile aumenta di 1 euro, il consumo aumenta di 90 centesimi. Questo vuol dire 0,9. Questo si chiama, potete scriverlo, propensione marginale al consumo.
e noi la indichiamo in macroeconomia come C minuscolo. Mi raccomando, scrivete con la gambetta C minuscolo in modo da non confondere il C maiuscolo col C minuscolo. Bene? Come si chiama C minuscolo? Propensione marginale al consumo. Che cosa vuol dire marginale? Come vi ho già detto prima, derivata. Semplicemente è la derivata del consumo rispetto al reddito disponibile. Se il reddito disponibile aumenta di 1, il consumo aumenta di 0,9. Se voi avete, ecco, sempre perché vi dico non fatevi fregare dalle lettere, y uguale 3 più 0,9x. Quasi tutti quelli in quest'aula sanno che la derivata, o molti di voi, di y rispetto a x è uguale a 0,9. Queste cose forse si fanno anche al classico, ai miei tempi no, però oggi forse sì. Non si fa? Come quando ho fatto scuola io. No, vabbè. Allora, che cosa vuol dire questo segno, la derivata di y rispetto a x? No, voi lo potete pensare, guardate, delta y diviso delta x, quel d piccolo, per quelli che non lo sanno, è il corrispondente della variazione del delta, ok? Però è più piccolo, ovvero uno delta è una variazione finita, ci dice. Delta x, no, questo qui ci dice quanto, delta y diviso delta x ci dice 0,9, che se il x aumenta di 1, il numeratore aumenta di 0,9 in termini finiti. E quindi quando noi usiamo delta y diviso delta x, stiamo parlando di variazioni finite. Allora noi possiamo chiederci che cosa succede quando anziché un euro, questo delta x è un centesimo, e se fosse un millesimo di euro, e se fosse un decimillesimo di euro, se fosse un micron di euro, non so che parola usare, bene? Che cosa succede quando questo delta diventa piccolissimo? Ecco, questa cosa qui è il concetto di derivata che si scrive di y rispetto a dx. E ovviamente questo è importante quando non si tratta di rette, perché nella retta, come abbiamo visto, se voi avete questa retta, il rapporto tra il sopra, tra questo pezzettino nero e questo pezzettino rosso è lo stesso rispetto, ok, vedete, il rapporto tra i due, delta y delta x, delta y delta x, questi i triangoli si studiano anche al classico, non cambia. Mentre se invece avete ad esempio una curva, è chiaro che se voi fate delta x y diviso delta x piccolino e poi invece lo fate grande, i risultati cambiano tantissimo, vero? Allora, che cos'è la derivata? Banalmente dice, anziché prendere questa roba qui a piacere, noi tracciamo una retta tangente a questo punto. Allora, qui, tracciamo la retta tangente a questo punto, rimaniamo lì vicini, e quindi nell'intorno di questo punto, quanto è il rapporto tra la variazione di y e la variazione di x? Questo è banalmente il concetto di derivata, ovvero c'è la tangente in quel punto e si va a osservare la pendenza come se quella curva fosse una retta. Bene? Però noi per il momento questo non ci interessa, perché la nostra funzione del consumo è banalmente lineare.
Quindi C si chiama propensione marginale al consumo, e anche la derivata della funzione consumo C rispetto a Y disponibile. La stessa cosa, anche proprio questa è proprio una retta. Va bene? Se noi volessimo calcolare la propensione media al consumo, che cosa vuol dire? Propensione media al consumo è la media, ovvero è C diviso Y. Ovvero il reddito viene C diviso YD. Il reddito viene o risparmiato o consumato. Quindi questo vi dice qual è la proporzione del vostro reddito che consumate, e parallelamente anche la propensione del vostro, la percentuale del vostro reddito che riuscite a risparmiare. Come si fa a fare C diviso YD? Si prende C. Quanto è C? C è uguale a C segnato più 0,9YD, e poi si divide per YD. Se dividete così per YD, questo e questo vanno via, e scoprite che la vostra propensione media al consumo è pari a C segnato diviso YD più 0,9. Ora facciamo il caso appunto del reddito di cittadinanza. Allora, va in questi giorni di moda, se volete possiamo fare il bonus cultura di Renzi, il bonus 18 app che voi tutti avete, qualcuno di voi ha preso. Il 18 app, allora parliamo del 18 app. Allora, o gli 80 euro in busta paga. Allora, cosa succede quando una famiglia, quando a Luzzati gli vengono dati 80 euro in più in busta paga? Luzzati può spenderli tutti o può in parte risparmiarli. Se la propensione marginale di Luzzati, la propensione marginale al consumo di Luzzati è 0,9 e a Luzzati gli vengono dati 80 euro, quanto spende Luzzati? 72. Oh, per 0,9 uguale 72. Perché 9 per 8 quanto fa? Anzi, 80 per 10, 80 per 1 quanto fa? 80. Anzi, facciamo un'altra cosa. Vediamo un po'. Allora, 80 per 9 decimi, ci siamo? 80 per 9 decimi? 0,9 vuol dire 9 decimi. Quindi questo 0 può andare via con questo. Quindi bisogna fare 9 per 8. Per fare 9 per 8 si può fare, se non sapete dalla tabellina, 10 per 8 fa 80, questo è facile. Meno 8 uguale 72. Che cos'è 72? Le ore di lezione di un corso da 9 crediti. È venuto così. Va bene, non l'ho fatto apposta. E allora cosa succede? Quindi questo dice semplicemente, se a Luzzati gli do un euro in più, perché in realtà la propensione marginale andrebbe valutata su robe piccole. Però se io invece ho una funzione del consumo lineare, si può dire, se gli do a Luzzati 800 euro in più, 8 milioni euro in più, spendo sempre 8 milioni per 0,9 se la mia funzione è lineare. Ok? È chiaro che se invece normalmente mi date improvvisamente 800 milioni in più, è probabile che io non ne spenda 720. Ok? È probabile che gran parte magari li metta da parte. Quindi questo vuol dire che la funzione individuale del consumo non è lineare. Quindi noi stiamo parlando di funzione aggregata. Bene? Se date un euro in più a Briatore, non sappiamo cosa succede. Non so. Allora, quindi abbiamo parlato
la pillola che vi ho offerto è propensione marginale e propensione media. Quindi questa è propensione media, 0,9. 0,9 è la propensione marginale. Perché la media dobbiamo fare. È 72 quella media. La media dobbiamo fare C, quindi la media è, cos'è? È C diviso YD. Quindi è C segnato diviso YD più 0,9. La differenza è tra il valore medio e il valore marginale. Sembra una cosa difficilissima. Allora, voi siete al primo anno. Che media avete? Come fate a fare la media? Pesata, peraltro, difficilissimo. Avete i vostri voti agli esami, li pesate per i crediti, eccetera, e fate la media. Bene? Cosa vuol dire la media? Semplicemente la somma dei voti ottenuti diviso, pesata per i crediti, diviso i crediti, eccetera. Questa è la media. Che cos'è invece il voto marginale? Il voto marginale è semplicemente il voto che prendete se fate un credito in più o se fate un esame in più. Bene? Quindi questa è la stessa cosa. Il consumo medio, ovvero quale porzione dei consumi e del reddito dedico ai consumi, e questo è complessivamente, e invece quella marginale è se io ho un euro in più, quanto consumo in più? Se voi avete la media di 26 e prendete 28, 28 è il voto marginale, 26 è la media. E se il voto marginale è più grande del voto medio, cosa fa il voto medio? Si alza, ecco, uguale. Bene? Poi ora affrontiamo la parola YD, reddito disponibile. Il reddito disponibile abbiamo detto che è il reddito netto, quello che alla famiglia rimane. Ovvero possiamo scrivere Y, che abbiamo capito che è il segno del reddito o del prodotto, però queste cose poi le vediamo meglio da soli, cioè in seguito Y, quindi parentesi, Y meno, che cosa? Le? Y è il reddito imponibile, il totale dell'imponibile, meno le tasse, che in realtà andrebbero chiamate imposte, meno le tasse più i trasferimenti. E i trasferimenti sono ad esempio le pensioni, ad esempio il 18app, ad esempio il reddito di cittadinanza. Ok? Allora, questo è il reddito, quindi quello che è il lordo della vostra busta paga, lordo, però dal lordo vanno levate le tasse e vanno aggiunti i trasferimenti, sempre a livello aggregato. Quindi noi, che cosa? E qui noi abbiamo concluso praticamente il modello, perché dopo tutte queste chiacchiere possiamo scrivere. La domanda aggregata è uguale a che cosa? Abbiamo detto prima componente i consumi. I consumi come sono fatti? Una componente che si chiama autonoma. Autonoma perché è indipendente dal reddito. In questo modello non spieghiamo perché vale quella roba lì. Ok? Anche questa è una cosa importante che c'è già in generale in economia, in matematica, in tutto. Cioè ci sono delle variabili che sono spiegate all'interno del modello e delle variabili che sono dei parametri che noi prendiamo come dati. Allora noi prendiamo come dato un certo livello di consumi ci segnato. Ok? È un parametro. Più un altro nostro parametro è la propensione marginale al consumo C minuscolo. Che moltiplica, è C minuscolo, moltiplica il reddito disponibile. Ma non scriviamo YD, perché ora sappiamo che cos'è YD. Ovvero è Y meno le tasse, che noi chiamiamo TA, più
i trasferimenti. Bene? Poi ora io ho finito la pagina, ho sbagliato che ho scritto troppo piccolo, cioè troppo grande. C, segnato, quindi questo è il consumo. Poi quali sono, abbiamo detto, le altre componenti, investimenti e poi spesa pubblica e poi NX. Allora, in questo modello noi ipotizziamo, facciamo questa ipotesi, che tutte queste altre variabili che abbiamo scritto siano date, siano assegnate, siano esterne al modello, esogene. Bene? Perché? Perché sì. Perché è più semplice. In realtà, per esempio, gli investimenti, ovvero gli acquisti di beni capitali, di beni produttivi da parte delle imprese, dipenderanno sia dalle aspettative che gli imprenditori hanno sull'andamento dell'economia, ma dipenderanno anche dagli oneri finanziari, ovvero dal costo del denaro. Se il denaro costa molto, è chiaro che gli imprenditori dovranno avere degli elevati ritorni dagli investimenti per avere la convenienza di prendere in prestito. Se invece il fido che gli concede la banca, il tasso di interesse che paga sui propri oneri finanziari è molto basso, è chiaro che all'imprenditore può anche finanziare investimenti che non hanno dei rendimenti attesi elevati. Quindi sappiamo già, è abbastanza intuitivo pensare che che abbiamo un alto tasso di interesse scoraggi gli investimenti. La stessa cosa per esempio per i consumi. Voi pensate agli acquisti a rate. La rata da cosa è determinata? Dal tasso di interesse. Quindi è chiaro che maggiore il tasso di interesse e minore sarà la propensione delle famiglie a comprare una lavatrice, una lavastoviglie, a comprare a rate. Quindi noi già sappiamo che nei consumi, un aspetto importante dei consumi è anche il tasso di interesse. Però noi questo non lo mettiamo. Lo metteremo nel modello successivo, che si chiama ISLM. Ve lo dico solo perché nel manuale c'è scritto ISLM. Quindi per ora noi cosa abbiamo? Abbiamo una sola X. Perché ora, vedete, ripartiamo dalle lezioni di stamattina. Stamattina io gli ho scritto, ora non scrivete, Y, ho scritto anzi, mi dovete aiutare, H o G. Cosa avevo chiamato? H forse. G era uguale a 1, era uguale a X. E H invece era tanta roba. Ecco, riguardatela. Io ho scritto H funzione di X uguale ad A. No. F, giusto. F di X uguale a... Ce l'hai? Sì. Più B per 1 più B per 1 meno C X più D più E più D più E. Un po' diversa rispetto a quella che ora, ma abbastanza simile, perché se potete pensare a un'equivalenza tra C segnato e A. Al posto di C segnato potete usare la lettera A, al posto di C potete usare B. Poi vedete che qui compare la X, la nostra X è il reddito, il prodotto. Allora ora, perché sto, vi ho detto di non scrivere, perché la riscriviamo per benino. Allora noi possiamo scrivere qui un'altra cosa, però non scrivete nulla. Allora, AD noi lo chiamiamo I, abbiamo detto G, no, A, F. F di X uguale, questo lo chiamiamo A.
più questo C, lasciamoli C. C, svolgo, C per Y. Bene? Meno C per TA, meno C per TR, più C per TR, più I, più G, più NX, più questa roba qui. Non me la fate riscrivere che ho finito. Ok? Allora, se vedete, io faccio un ulteriore passaggio, perché questo qui abbiamo detto, lo chiamiamo X. Bene? Allora noi alla fine cosa abbiamo? Abbiamo f di x è uguale alla somma di tutti questi parametri, ovvero la somma di a più questo, più i, più g, più nx, che chiamiamo a grande, la componente autonoma della domanda. Ora finiamo, La componente autonoma della domanda, autonoma che non dipende dal reddito. A più C piccolo X, ed è la funzione con la quale abbiamo giocato oggi, una retta. Poi cosa abbiamo detto? C l'abbiamo fatto, vi ricordate, apposta con inclinazione minore di 1, perché è la propensione marginale al consumo. Quindi è chiaro che una persona può spendere di più del proprio reddito se si indebita. Però non ha senso pensare che per l'intera economia si possa spendere di più del proprio reddito. Quindi in generale la propensione marginale al consumo aggregata è minore di 1. Ok? Quindi noi siamo partiti esattamente, anzi, o arrivati, da questa nostra funzione. Allora noi possiamo avere il modello della croce keynesiana. Allora, che cosa ci sta dentro questo A? Ci sta la spesa pubblica, ci stanno gli investimenti, ci stanno le esportazioni nette, e quindi le esportazioni meno le importazioni, ci sta la componente autonoma del consumo. Ci stanno anche che cosa? C che moltiplica i trasferimenti, e meno C che moltiplica le tasse. Ok? Allora noi da questo, vedete, possiamo andare al grafico che abbiamo fatto stamattina. Allora noi possiamo disegnare questa, che è la curva di domanda aggregata. Ora vi mando via, La curva di domanda aggregata. Questa curva di domanda aggregata ha una pendenza pari a 0,9. Che è il nostro C. Ora io non ve l'ho disegnata a 0,9, ma l'ho disegnata molto meno. Vedete? Questo vale, se noi prendiamo questo punto, questo vale 2. La nostra delta Y uguale a 2, qui ho 5. Delta X uguale a 5. Poi potete fare 4 decimi, moltiplicate tutto per 2, 4 decimi. Questa curva ha pendenza 0,4. Vuol dire che la propensione marginale al consumo è pari a 0,4. Ok? A questo punto, e abbiamo finito, noi aggiungiamo l'altra funzione che avevamo detto G, quell'altra, quella che è una retta a 45 gradi. Ok? Che cos'è questa? Questa è l'offerta dei beni da parte dell'impresa. Stiamo facendo un'ipotesi molto forte, ovvero che le imprese siano disponibili a vendere qualsiasi quantità che gli viene richiesta, dati quei prezzi. Se noi mettiamo insieme l'offerta aggregata e la domanda aggregata, troviamo il valore del reddito, questo Y, che rende uguale domanda e offerta, ed è quindi il valore di equilibrio del reddito. Questo schema vi permette di analizzare, se valgono tutte le ipotesi che abbiamo fatto, che cosa succede se aumenta lo stipendio di Luzzatti. Se aumenta lo stipendio di Luzzatti aumenta G,
Cosa vuol dire che aumenta G? Vuol dire che aumenta l'ordinata all'origine, ovvero che questa curva strasla verso l'alto. Se lo stipendio di Luzzatti si riduce, vuol dire che questa curva trasla verso il basso. Ci siete? E allora voi possiamo misurare che cosa succede in questa maniera e come, quali sono gli effetti, sempre ipotizzando però che gli investimenti siano costanti. Bene?